Ah sì, caro, oggi San Lorenzo, Roma qui riunita per ricordare il comandante, insomma, che qualche giorno fa non ce l'ha fatta ad opera delle forze reazionarie. Noi siamo stati là, abbiamo parlato pure col comandante, abbiamo capito quello che ci diceva, delle parole sono rimaste impresse. Lui ha detto la gente non è come gli animali. Non deve essere trattato come animali, per questo prendeva una traiettoria comunista e destatalizzazione delle miniere e delle fabbriche. Calcolate quello che dice l'Occidente, tutto al contrario, perché l'Occidente è la patria della bugia, è talmente tante bugie che non riusciranno a tornare indietro. Invece là ancora c'è stata la gente come il comandante e come la scorta e tutti quelli che combattono, che fanno le cose non per soldi, le fanno per il popolo. Siamo qui per ricordare il comandante, Roma attraverso le sue strutture che sono riunite in un comitato molto attivo, devo dire, nell'ambito della controinformazione sulla Nuova Russia e sul Donbass, ha deciso di organizzare oggi questo corteo commemorativo in onore del comandante Mozgovoj, che tra parentesi è stata la persona che ha permesso la piena riuscita della carovana antifascista che si è recata in Donbass poche settimane fa. Quindi era doveroso, diciamo, da parte nostra omaggiare principalmente colui che ci ha permesso la riuscita anche di questa iniziativa internazionale molto importante. L'appellativo di terrorista viene attribuito in maniera molto arbitraria in Occidente. Tanti di noi, dopo averlo conosciuto anche di persona, sono rimasti impressionati dalla sua grande umanità, nonostante appunto fosse un comandante di una delle brigate più agguerrite della Nuova Russia tutta. E ci tengo a dichiarare che appunto tanti compagni l'hanno definito il nostro Che Guevara contemporaneo, quindi noi lo riteniamo tale, e tutte le persone che lo tacceranno di terrorismo avranno, diciamo, dall'altra parte una risposta adeguata. Questa è un'iniziativa che va vista in una mentalità internazionalista, perché quello che è stato fatto a Roma, come in altre città, voglio ricordare anche Bologna, Torino, Parma, cioè questa iniziativa non va vista come Roma, San Lorenzo, ma va vista in un campo molto più ampio. E la morte di Mozgovoj dimostra quanto il capitale del sistema comunista sia debole, perché quando viene colpito, come l'abbiamo fatto noi con questo sollevamento popolare, reagisce in modo violento e cruente. Però c'è un altro concetto, vorrei esprimere, che è il concetto della borghesia, della democrazia borghese. Quando tu vivi in un paese a democrazia borghese e non rispetti le loro leggi, sei un terrorista, parlando di Mozgovoj. Quando ti adegui, sei un bravo cittadino. Noi non abbiamo televisioni, non abbiamo, la nostra pubblicità sono le nostre azioni, insomma. E le azioni di questi compagni che combattono e che cadono, loro cadono per quelle che sono le madri, di tutte le madri, delle madri, delle generazioni, mille generazioni che sono state là, quella è la loro terra, loro resteranno là. La madre dà la vita e tu dai la vita per tua madre.